una pulvinosi per il paese e poi dalla botta mi viene su. Carena sulla strada pubblica. Perfetto. Si può andare? Perfetto. Vanno anche dalla parte opposta, meglio di così. E dove stiamo andando? Stiamo andando alle Gorette, ovviamente sempre in zona Cecina. Ci troviamo con Jacopo e Gabriel perché Jacopo ha, diciamo, modificato il motorino. Il motorino non è Aerox. Ci ha messo la marmitta e il variatore e a breve ci metterà anche il carburatore. Passerà un 17,5 dell'orto. Sì, e buttati dai. Siccome è abbastanza difficile da impennare l'Aerox da originale. Infatti originale io lo tiravo su, però comunque non è facilissimo da tirare su. Io ho fatto, siccome non c'ho cazzo da fa e il tele ha modificato, c'è voglia, si fa un video mentre ti insegno a impennare. E lui ha detto va bene. E poi si è unito anche gamba, perché così forse qualcosa prova anche lui. Qua non si va perché a parte che ha pagamento, poi ci sono le macchine. Andiamo in qualche altro di là. Sì. Ah, mi ero dimenticato di dire che Gabriel c'ha il Fantic 125 quattro tempi. Sorpasso, rally, attenzione. Ha detto Jacopo vuole provare quanto gli fa in accelerazione. Nel frattempo praticamente mi si è rotto l'aggancio del microfono, della spillettina. E quindi l'ho dovuto fissare alla meglio. Però non penso si senta bene. Quindi boh, speriamo bene. Prima senza niente gli faceva sui 75-76. Cioè il contachilometri suo gli arrivava a 80. Però messo accanto a un contachilometri sia del Fantic che del VR 125 gli faceva sui 75. Carena su una strada pubblica. Questo sarebbe anche un bel vialone da penne. Solo che boh, le macchine ci passano parecchio veloce, quindi sarebbe meglio evitare. Attenzione, sorpasso in diretta. Mentre parla al telefono addirittura. Proprio la skill massima. Quanto ha fatto? 82. Eh? 82. Quanto me? Qui c'è vento conto. Sì, vieni. Ah, va di più ora lui. Va di più sì. Niente, va di più lui. Va nemmeno di poco. Prima si era sempre lì affiancati, ora invece va di più lui. Quanti pezzi saranno fieri? Sono degli aborti. Sì. Però il loro stile ce l'hanno, eh. Dai, questo va detto. Vai, perfetto. Non c'è nessuno. Così facciamo anche le cose in sicurezza, family friendly. Tieni il freno dietro. Sì. E da un po' di gas. Cioè dai gas a manetta praticamente. Devi fare questo e poi appena lasci il freno e senti che ti prende, dalla botta all'indietro. La fermo, devo fare? Sì, praticamente la fermo. Mi sa che c'è qualche problema. Oh, però leggermente si è alzato. Sì, tipo una millimetro. No, tre movimenti insieme. Ha fatto prima il primo, dopo il secondo e poi il terzo. Me lo fa, però non sono modificato, se ti dico come fa. Va molto di più in accelerazione rispetto a prima, cavolo. Però allora si dovrebbe impennare anche meglio a regola. Sì, impennarsi in penna. Qua se ti siedi indietro. Viene sul meglio rispetto all'originale, però più o meno. Però è difficile, eh? Ah, Jacopo! Ho capito, aspetta! Ho capito come lo tiri su semplice! Fai tipo così, guarda! Cioè praticamente vai di rimbalzo, gli fai così e poi lo tiri su. Aspetta, tipo rimbalzo e poi lo tiri. Provalo così. Bene. Però devi dare la prima botta, il motorino si alza e sulla seconda lo tiri su. No, uno, due, poi aspetta un secondo e lo tiri su. No, dai, la prima botta.
che testa di cazzo. Uno e sulla seconda ti butti dietro. Tipo così. Aspetta, provo col mio se funziona sta roba. Gli adesso un bagno anche il mio. Mai. Cioè, è molto in là. Dovresti riuscire a sincronizzare quando l'ammortizzatore ti va su, perché se va giù poi ti torna su. Quando ti torna su dovresti riuscire a sincronizzare il gas, la botta e l'ammortizzatore torna su. No, freno no, l'hai usato di merda. Eccolo, quasi. Facciamogli vedere un po' come si fa, se no tanto. Siamo anche un parcheggio che dà direttamente sulla strada, quindi passa, che ne so, la polizia così ci vede subito. Io pensavo tu fossi cascato. No, sei un testa di cazzo. Mi hai fatto una gommata qua in basso. Mi hai fatto cane in mano. Mi hai fatto cane in mano. Secondo me è il colpo di freno. Dovrebbe essere tipo un tac, no? Un e lascia. No, un po' funziona. Tipo frizione. Sì. Sì, magari un attimino più affonda e lascia. Tipo così. Secondo me. Piede così, aiuta. Mi serve uno che mi fa da peso dietro. Sul mio, ovviamente. Per impennare. Vieni. Vai, sì, ti riposi due minuti. Vieni ora, dai. Aspetta, aspetta. Vai, pigiaci. Mi distrugge una carena, ma va bene. 1, 2, 3. No, non stavo coordinando. Tieniti a me e basta, non fare altro. Ti sembra di cadere di cos'ha? No. Allora a posto. Guarda, l'unica cosa è un ribartassi. Gamba, secondo me dovresti provare anche te, è figo. Io lo trovo col mio, io tanto basta che tu stia fermo, eia, eia, po. Sì. Basta che tu stia fermo. Prova. Vieni gamba. Però Jacopo, vieni te. Che cosa fai, ti scendi? Non lo so, ti garba e quindi scendi. Scende. Non lo so. Uno in penna, lui scende. Scende, ha messo i piedi via e stava scendendo praticamente. Stava scendendo. Tutti a posto. Jacopo, montati e dai il telefono a gamba perché. Ti passo il mio casco. Okay. Perché è più figo ripreso da dietro. 130! Sivo! No! Si atterra! Jacopo! Mi fai fare l'ultimo due col tuo! Dai, non te lo spacco, giuro. Ma viene su con niente. Viene su con niente, stoso. Ma viene su con niente, davvero. Che cazzo fa a tirarlo su? Oh, ganzo, perché tipo fa una curvina così per il paese e poi dalla botta gli viene su. Cioè, e questo è originale con solamente marmitta e variatore. Vai anche a 20 e viene su. Magari se vedete meglio. Qui da fermo viene su da Dio.